Ciao e bentornati sul mio canale. Io sono sempre Francesco e il mio canale è sempre Duca Vapor. Questa sera sono in una location un po' diversa. Vi parlo di una pod, la Movkin J2 Pod. Una pod mod un po' particolare, realizzata in metallo, con questo disegno, non so se riuscite a vederlo, simile Maori, Maya, non lo so. Però funziona bene. Produce un buon vapore e l'aroma non è niente male. Ma andiamo a vederla sul tavolino e poi ci rivediamo. Ed eccoci con la confezione della Movkin J2 Pod. Dietro troviamo un po' di informazioni, il loro Instagram, Facebook, sketch and check per l'origine del prodotto, marchio CE, smaltimento, eccetera, eccetera. E cosa troviamo all'interno della confezione? La pod da 650 mAh, un cavo USB micro USB, due pod di ricambio, un manuale utente e il laccetto per portarla. Ma eccoci alla parte più bella, la scatola. La confezione è realizzata in legno, tutte le scritte saluti, hello, eccetera, eccetera. Il manuale in inglese e in cinese, quindi fondamentalmente non ce ne facciamo niente. Cavo USB, micro USB e un laccetto, l'altro laccetto con porta pod, molto carino obiettivamente, da portare al collo è comodo, due pod di ricambio e eccoci alla pod vera e propria. Presa USB, micro USB, come vi dicevo prima. È magnetica, quindi fondamentalmente quando andate a inserire la pod e non smolla facilmente, fortunatamente. È realizzata completamente in metallo, sia sul fronte che sul retro, è tenuta ferma da queste viti, una e una due. Esteticamente è veramente bella, è un po' pesantina. Però esteticamente è bella, in mano si tiene veramente veramente bene. Vediamo se riesco a farvela vedere un pochino da vicino. Eccoci qua. Per il resto si attiva con la svapata, diciamo classica, non ci sono tasti, non c'è niente. Risponde molto bene ai comandi. Boh, direi che per quello che riguarda la pod è tutto, anche perché non c'è tanto da dire. Ci rivediamo su e ci facciamo due chiacchiere. E rieccoci. Cosa posso dirvi di questa pod? Funziona bene, risponde benissimo. Il tiro è abbastanza contrastato, l'aroma c'è. Io ci ho messo qui un liquido liquirizia e caramello, nell'altra pod invece ho messo un tabacco sintetico. E funziona veramente veramente bene. Come dicevo, risponde benissimo ai comandi, non mi ha dato mai un tiro a vuoto, non si forma la condensa qui sotto, che non è da poco, e spesso su queste pod il problema è proprio quello, la condensa. Qui non ci ho avuto questo problema. L'unico difetto, come vi dicevo prima, è il peso. Personalmente la sto utilizzando, non dico tutti i giorni, ma quasi. Ormai è un mese e mezzo più o meno che ce l'ho. E non mi ha mai lasciato a piedi. Sono contento dell'acquisto che ho fatto perché il rapporto qualità-prezzo secondo me è molto buono. Direi che per questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Se vi va, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Se volete, lasciatemi una recensione su Favorito e ci vediamo alla prossima. Ciao!